Quali strumenti ha a disposizione la pubblica amministrazione nella promozione della green economy? Uno dei principali strumenti che ha a disposizione per favorire la green economy è il GPP, il Green Public Procurement, ovvero acquisti verdi della pubblica amministrazione. Il GPP consiste nell'inserimento dei requisiti di qualità ambientale nelle procedure di gara. In altri termini, la pubblica amministrazione, scegliendo prodotti a minore impatto, va ad incidere sul mercato e lo orienta quindi verso la sostenibilità ambientale, favorendone al contempo la competitività. Va detto che in Italia dal 2016 le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad inserire nelle proprie procedure i criteri ambientali minimi. In tal modo si favorisce anche la diffusione delle certificazioni ambientali volontarie. Non è un caso, difatti, che sia la strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile sia il Green Deal europeo riconoscano al GPP un ruolo strategico nel favorire la transizione ecologica. Qual è il ruolo di ARPAE in questo processo? L'Agenzia, fin dal 2011, ha approvato e attua una politica di consumo sostenibile a questi verdi che la impegna, fra l'altro, a fornire contributi per la transizione ecologica di pubbliche amministrazioni, ma anche di imprese, favorendo la conoscenza e l'applicazione di strumenti di certificazione volontaria, strumenti che riguardano sia le organizzazioni quali EMAS oppure di qualificazione ambientale di prodotto come l'Ecolabel europeo. ARPAE inoltre partecipa ai tavoli nazionali su queste tematiche e, nello specifico per quanto riguarda il GPP, è componente del Comitato di Gestione per l'Attuazione del Piano d'Azione Nazionale e come tale quindi è coinvolta nella definizione dei criteri ambientali minimi obbligatori per la pubblica amministrazione. Come possiamo estendere questo impegno ai cittadini e alle imprese? Quale contributo possono dare? I cittadini e le imprese hanno maggiore possibilità di azione rispetto alla pubblica amministrazione, non dovendo sottostare per i loro acquisti ai vincoli del codice degli appalti. Però, per effettuare scelte di acquisto consapevoli, sono necessarie delle informazioni che devono essere chiare, affidabili e trasparenti su quelle che sono le caratteristiche ambientali dei prodotti. E qui possono venire in aiuto le etichette ecologiche, come l'Ecolabel europeo, il Made Green in Italy o, per prodotti cartari o a base di legno, la certificazione FSC. Per una vera svolta green è decisivo che l'intera società faccia un passo in avanti sul piano culturale. Per questo bisogna partire dalla sensibilizzazione e dalla formazione su questi strumenti anche dei consumatori privati, cioè i cittadini, iniziando fin dall'età scolare, e le imprese che oltre a essere produttori sono anche consumatori.